Bentornati con il TG11. Iniziamo con accusati i due figli per omicidio di Desio. L'arresto dei due figli della vittima, Cosimo Salvatore Agostino di 18 e 16 anni, deve essere ancora convalidato dal giudice, ma i due sono già al carcere di Monza, uno e l'altro all'istituto Beccaria. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una furibonda lite con il padre, di cui non si sa ancora il motivo. Ad uccidere il 43enne sono stati tre colpi di pistola all'altezza del collo, del fianco e del petto. Questo non è il primo lutto che ha colpito la famiglia calabrese. Infatti, nel 1998, il fratello maggiore di Cosimo, Vincenzo, venne ucciso a colpi di lupara in quello che gli abitanti chiamarono agguato. Cambiamo genere con i sequestri dei NAS a Monza. I carabinieri dei NAS di Milano hanno sequestrato tra Monza e Milano 3.000 confezioni di fili utilizzate per collane e bracciali, del valore di 5.000 euro perché prodotti con sostanze nocive. Nei guai sono finiti due commercianti cinesi e altrettante attività di vendita all'ingrosso. L'Istituto Sanitario della Sanità di Roma ha accertato che nei giocattoli Fashion String e Super Scooby è presente una sostanza pericolosa in maniera superiore alla norma, che comporta un pericolo chimico che può avere effetti negativi su fegato, reni e l'apparato riproduttivo. Ora vediamo quali sono i film che sono usciti questa settimana nelle sale. 7 le uscite settimanali. Iniziamo con After School, che ci parla dei problemi giovanili attraverso il tormentato e introverso Robert, che in una prestigiosa scuola americana per sbaglio riprende la morte per overdose di due suoi compagni. Allora il preside decide di far girare proprio a Robert un piccolo film sulla morte dei due per elaborare un lutto collettivo nella scuola, ma l'impresa sarà psicologicamente molto difficile per il ragazzo. Cambiamo totalmente genere con l'italiano Alta Infedeltà dei fratelli Insigno, Pino e Claudio, che porta sul grande schermo una classica commedia degli equivoci, tratta dal loro spettacolo teatrale Un marito per due, grande successo di pubblico. Gli argomenti della commedia sono i classici tradimenti e scambi di identità in una villa alto borghese. Passiamo all'action del weekend, Codice Genesi, con Denzel Washington, che interpreta Ellie, un viaggiatore guerriero che in un futuro post-apocalittico, 30 anni dopo l'ultima guerra, gira per una terra desolata, che erano gli vecchi Stati Uniti, cercando la pace ma eliminando chi cerca di sfidarlo. Il suo obiettivo non è tanto di difendere la sua vita, ma la speranza che porta e difende da 30 anni. Solo un uomo capisce il potere di Eli e cercherà di impadronirsene. Si tratta di un despota di una cittadina di killer e ladri, mentre la figlia è attratta dal viaggiatore, ma nessuno dei due riuscirà a distrarre Eli. Torniamo in Italia con Genitore e figli, agitare bene prima dell'uso, l'ultimo film di Giovanni Veronesi. Il regista ci porta nel conflitto generazionale tra genitore e figli nel momento dell'educazione. Il tutto attraverso gli occhi di una 14enne, Nina, a cui viene assegnato un compito dal suo professore, Michele Placido, dal titolo Genitore e figli, istruzioni per l'uso. Grazie a questo parlerà a cuore aperto con la madre, Luciana Letizietto, e con il padre, Silvio Orlando, che ha lasciato la famiglia per vivere su una barca. Il tutto mentre si innamora del buffo Patrizio. Passiamo al film più atteso, Invictus, di Clint Eastwood. Il film ci riporta nel 1995, quando il presidente Nelson Mandela, interpretato da Morgan Freeman, eletto dopo l'apartheid, cerca di far cessare l'odio tra bianchi e neri che anche attraverso lo sport più popolare del Sudafrica, il rugby. Approfittando della Coppa del Mondo in casa e del ritorno alle competizioni internazionali degli Springboks, con l'aiuto del capitano della squadra, François Pienaar, interpretato da Matt Damon, riuscirà a far tifare anche i neri la squadra locale di rugby, contrariamente a quanto avveniva prima, iniziando così un processo di integrazione.
Cambiamo ambientazioni con la commedia Nord, che ci porta nella fredda Norvegia, dove un uomo, Jomar, ex campione di discesa libera, in seguito a un esaurimento nervoso, abbandona completamente lo sport, passando il suo tempo a bere e fumare. La sua vita cambia quando scoprirà di avere un figlio che vive al nord. Jomar decide di intraprendere quindi un viaggio in motoslitta per raggiungere il figlio con un'unica scorta, 5 litri di alcol. Finiamo con Senza apparente motivo, un thriller che vede protagonista Jane, una bella donna madre, e Jasper, broker a Londra. La vita dei due cambia quando, in un attentato allo stadio, muore il figlio di Jane, che non vuole e non riesce a convincersi della morte del piccolo. Quando finalmente si convincerà della versione ufficiale, Jasper scoprirà che qualcuno sta cercando di nascondere la verità. Finiamo con le previsioni del tempo per sabato 27 febbraio. Stato del cielo ovunque fino al mattino poco nuvoloso, dalla mattina graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e inizialmente per nubi alte. In serata ovunque poco nuvoloso, precipitazioni ovunque assenti fino alla serata, poi più deboli di intensità a partire dai settori occidentali e in estensione nel resto della regione. Neve oltre gli 800-1000 metri, temperature minime in moderata diminuzione, massime in lieve aumento, in pianura minime tra i meno 1 e 2 gradi, massime tra i 12 e 14 gradi. Con questo abbiamo terminato il TG e un saluto a tutti, l'appuntamento alla prossima edizione del telegiornale in onda lunedì.